bello di ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Signori, siamo qua perché vogliamo andare a vedere un po' di scarpe, ma soprattutto vogliamo andare a testare la scarpa più costosa al mondo, signori. Ma prima di arrivare alla scarpa più costosa al mondo, mi raccomando ragazzi, vi invito a lasciare like, a lasciare un commento subito qua sotto. Fatemi sapere qual è la vostra scarpa preferita. E tra 3, 2, 1, facciamo comparire un bellissimo tavolo. Voilà, signori, ecco il nostro bellissimo tavolo. E adesso dobbiamo fare la stessa magia, perché deve ricomparire tutte le nostre belle scarpe che abbiamo collezionato fino adesso. Tra 3, 2, 1, eccoci qua con le nostre scarpe. Allora, ragazzi, vi posso dire, non sono tutte, perché nel corso di questi anni ne ho perse un bel po'. Tra l'altro la mia primissima scarpa, non so se è qua dentro oppure è in giro, però secondo me, se non sbaglio, dovrebbe essere nella vecchia casa. Però io qua dentro ho tante bellissime scarpe e diverse tra di loro, che adesso voglio mostrarvi, quindi vediamo un po' se ci stanno su questo meraviglioso tavolo. Oh. Ok, ci siamo. Allora, queste non sono proprio tutte, eh. Ed alcune, devo ammettere che in realtà non sono neanche le mie, però le ho trovate, però secondo me sono carine, come questo paio. Questo, ragazzi, è la vecchia generazione di scarpe, ovvero le scarpe che un tempo venivano utilizzate, le vecchie tempo, signori, queste sono leggenda. A proposito di tempo, a proposito di foto, ragazzi, cosa ho trovato? Avete presente, ragazzi, quando andate a riprendere i vecchi scatoloni che ritrovate in cantina? Ecco qua uno di quegli scatoloni. Quest'oggi, signori, ci sono anche delle mie vecchie foto di quando ero un giovane promettente, di quando ero un ragazzino e di quando giocavo in squadra. Questo è il mio primo paio di scarpe che ho comprato. Penso che qua avevo all'incirca sui 10-11 anni. E invece questa foto, ragazzi, è una mia foto di quando ero piccolo e giocavo nelle giovanili dello Zola Predosa. Mamma mia, che bei ricordi. Signori, 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 queste sono non leggendarie, di più. Queste forse sono le mie scarpe più iconiche, perché queste le ho portate l'anno scorso alla finale di Champions e sono riuscito a farmele firmare, signori, da Gareth Bale e Riccardo Kakà, signori. O Riccardo Kakà e Gareth Bale, non mi ricordo bene, scusate. Questo è Kakà, sì, questo è Kakà e questo è Gareth Bale. Queste sono delle signor scarpe, signori, che meritano di essere collezionate. Infatti non mi ricordo perché stavo dentro questa scatola, cioè non ho capito, cioè. Andando avanti possiamo trovare, beh, questa è una scarpa recente e è la scarpa del mio infortunio. Questa è la scarpa del mio infortunio. Io adesso non so come mi dovrei comportare con questa scarpa, se buttarla, venderla, riutilizzarla, perché alcuni miei amici scaramantici mi dicono: Samuel, ma cosa ci fai ancora con le scarpe dell'infortunio? Ma buttale. E io ripeto, secondo me non è stato colpa delle scarpe, quindi andare a buttare delle scarpe sarebbe un po' sprecato, quindi secondo me non ci sta andarle a buttare. Ed a proposito di scarpe comode, ragazzi, questa è la Tempo versione base. Penso di averla utilizzato veramente poche volte, però, signori, la Tempo è una di quelle scarpe veramente, veramente comode, che quando ero piccolino utilizzavo quasi sempre, perché era una delle più comode e anche economiche al tempo. Alla fine la scarpa non fa il giocatore, è il giocatore che fa la scarpa.
Volevo dire, la scarpa non fa il giocatore, nel senso che se siete buoni, siete buoni anche con delle ciabatte. E Maradona è la dimostrazione di ciò che sto dicendo. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo passare ora al momento clou. Arrivo un secondo. Eccoci qua col tavolo pulito e lindo, splendido, ragazzi, perché questo paio di scarpe merita un posto, come dire, nel comfort. Stiamo parlando delle Adidas X Crazy Fast per Bugatti, che sono uscite l'anno scorso e che solo 99 paia al mondo sono state rilasciate. Ma se tipo dicessi che tipo le ho rubate? Ma va, che no. Cazzo dici? Dai, no. Tipo gli faccio le ho rubate. No, non è corretto, non è giusto. E quindi mi sono arrivate, o meglio, me le hanno spedite. Scarpe rarissime, ragazzi, 99 paia al mondo. Una di queste 99 ce l'ho io, l'altra ce l'ha Rafa Leao e l'altra, che si sappia, di dominio pubblico ce l'ha Karim Benzema, signori. Quindi siamo lì a livello di giocatori, siamo lì. Cioè, guardate la scatola. Andiamole ad aprire, signori, eccole qua, le X Crazy Fast per Bugatti. Signori, qui c'è quasi bisogno dei guanti, c'è quasi bisogno dei guanti, perché sono delle signor scarpe, ma soprattutto sono le scarpe. Direi che è arrivato il momento di andarle a testare a pieno e capire la differenza tra delle scarpe di una fascia di prezzo così alto, perché su eBay, ragazzi, ho trovato degli annunci che si aggiravano attorno a anche a 50.000 euro, e andremo a capire come sono a livello pratico queste scarpe. Da apprezzare, ragazzi, i dettagli di questa scarpa. Impossible is nothing, create the incomparable. Che tradotto significa impossibile è niente, creare l'incompatibile. No, l'incompa... No, come si dice? Una scarpa è... incomparabile. Incomparabile. In italiano si dice così. Teoricamente. Che c'è scritto? Impossible is nothing, create the incomparable. Impossibile è niente, creare l'incomparabile, signori. Attenzione, Adidas per Bugatti. E adesso, signori, lasciamo questa splendida scarpetta e andiamo direttamente in campo a testare tutte le qualità di questa scarpa e andare a capire se può fare la differenza oppure no. Io sono curioso e voi, andiamo direttamente in campo. Let's go! Ok, ragazzi, siamo ufficialmente arrivati al campo. Ci eravamo lasciati con qualche tiro di Gnabry, che adesso lo farei entrare, signori. Eccoci qua. Ci eravamo lasciati che avevi fatto qualche tiro, che però non ne avevi ancora espresso, diciamo, un tuo giudizio, un tuo parere. Io non posso ancora utilizzarle perché sto riprendendo dal mio lungo e brutto infortunio, purtroppo. Abbiate pazienza, ragazzi. Allora, le ritiriamo fuori. Allora, diciamo che sono integri e hanno resistito bene. Vabbè, però adesso bisogna andare a testare. Quindi, tra 3, 2, 1, eccotele già ai piedi. Abbiamo fatto una piccola magia. Sono sparite dalla scatola. Adesso, signori, andiamo a testare queste scarpe. Let's go! Allora, Gabri, partiamo subito con il primissimo test. Test di velocità. Quindi metteremo a confronto delle X Crazy Fast normali con le nostre X Crazy Fast per Bugatti. Dovrei partire da linea di fondo alla linea di metà campo e andremo a capire con quali scarpe si riuscirà ad essere più veloce. E allora, signori, Gabri è pronto, è lì in posizione e parti! Tra 3, 2, 1, via! Attenzione, è partito! Velocissimo, 4 secondi e 88. Buono. Non male, secondo me tanta roba.
E allora ci siamo, Gabri, e nuovamente in posizione con le Bugatti, signori. E quindi partirà tra 3, 2, 1, via! Attenzione, è partito, attenzione, con le Bugatti. Attenzione! 3,95, signori. Sulla soglia dei 4 secondi, ragazzi. Oh, per essere più veloci, sono più veloci. Sicuramente con i tacchetti riesco ad avere più grip con il terreno e mi spinge di più. Questo può essere un fattore che ha influito. Passano egregiamente questo primo test le Adidas per Bugatti. Andiamo direttamente al secondo test di questo video. Secondo test, ragazzi, ci siamo. Controllo, ok? Abbiamo posizionato Peco, che è andato gentilmente sopra la torretta. Dovrà lasciare il pallone. Partiamo con le X Crazy Fast normali. Andiamo a vedere con quale scarpa sia un tocco migliore. Vediamo. Forza. E non benissimo, eh? Questo secondo. Per niente. Lancia Peco. Ah! Adesso andiamo a testare le Bugatti e vediamo quale sarà la differenza. Scarpe indossate. Vai Peco, parti pure con il primo stop. Vediamo se ci sarà subito differenza. Vediamo un pochettino. Bello! Questo già meglio. Oppa! Signori, direi che ci siamo. Questo è un signor stop. Allora, si può fare ancora meglio. Si può fare ancora meglio? Allora andiamo a vedere. Sì. Bello! Signori, il tocco c'è e lo ha dimostrato. Signori, io direi che passano alla grande anche questo secondo test. Sì, sì, con questo c'è più aderenza. Sempre. C'è più aderenza. Anche stoppare viene meglio. E allora passiamo al prossimo test. Let's go! Ok, Gabri, adesso dici tu cosa andremo a testare. Io direi la potenza. Due tiri per stabilire quali scarpe saranno più potenti. Quindi puoi partire. Scarpe indosso, puoi partire. Vediamo, primo tiro. Bene. È partito forte, eh? Qua, ragazzi, è una dura lotta. Secondo e ultimo tiro. Bello. Wow. Questo è partito più forte, eh? E qua, ragazzi, è dura. E qua, ragazzi, è dura perché con le X Crazy Fast già si raggiunge un livello veramente alto, eh? Grazie. Adesso cambiati, mettiti le Bugatti e poi facciamo le considerazioni finali. Però, signori, qua non lo so, Bugatti, qua non lo so, devi tirare un po' fuori il tuo meglio, Bugatti. E allora, scarpe indosso, primissimo tiro con le Bugatti. Attenzione! Wow! Signori, qua Gabri ha raggiunto la forza, secondo me, del secondo tiro di prima, eh? Quindi ora può solo che fare meglio. Sì, non l'ho colpita al 100% bene, quindi si può far di meglio. Allora vediamo, attenzione! Mamma mia, che mina che è partita, ragazzi, una mina rasoterra. Dobbiamo essere obiettivi e sinceri, nel senso che io qua ho visto, non ho visto delle grosse differenze, no? Sei d'accordo con me che alla fine, bene o male, si calcia con la stessa potenza. Sì, che dipende soprattutto dalla gamba, dalla gamba, forza, dalla forza. Quindi, bene o male, è, diciamo, un pareggio, nel senso che non ha vinto né l'una, esatto, né l'altra. Complimentoni a tutte e due, però si calcia bene, sei d'accordo? Si calcia, sì, bene? Quello sicuramente. Sei d'accordo? Certo. Adesso proseguiamo col quarto test di questo video. Let's go! Ragazzuoli, abbiamo deciso che alla fine faremo una quarta e ultima prova. Perché? Perché andremo ad unire le due sfide finali, ovvero la precisione e il tiro. Abbiamo messo in porta una rete dove, se Gabri riuscirà a metterla dentro, ragazzi, sarà fortissimo. Chapeau per te e chapeau per le scarpe. E ci sarà anche un portiere in porta, però, quindi, un portiere di livello, Simo Peco. Quindi hai due opzioni: o fare gol o metterla all'interno del cerchio. Hai a disposizione 5 tiri per scarpa e vediamo con quale scarpa riuscirai a fare meglio. Ok, sono pronto. Sei pronto? Vai, allora vai. Iniziamo, let's go. Ok, signori, partiamo subito con le X Crazy Fast. Gabri, sei pronto? Peco in porta, primissimo tiro di questa sessione. Allora, attenzione, male, molto male, come puoi fare meglio. Primo tiro che non è andato a buon fine, secondo tiro, bello! Ragazzi, che parata ha fatto? Attaccata. Ma che parata ha fatto, signori?
portiere più forte di YouTube Italia? Il portiere più forte di YouTube Italia? A voi nei commenti. A voi nei commenti. Allora, terzo tiro. L'X per fast. Bello, Non so se avete notato, ma la palla ha fatto... si è spostata all'ultimo, Ho visto che stava andando di là, Simo, Si è spostata all'ultimo. Quarto tiro. Io direi che puoi anche cambiare stile di calcio, Va quindi bene. Te la puoi anche alzare e calciare al volo per capire. La rifacciamo perché non ha proprio calciato. Quindi il tiro è valido quando la scarpa colpisce il pallone. Il tiro è valido quando la scarpa colpisce il pallone. Attenzione. Sì, attenzione. Porca miseria, signori, oh, che tiro, che parata, ragazzi. Qua solo che applausi. Wow, solo che applausi. E adesso andiamo a vedere con le Bugatti. Allora, signori, ci siamo. Gabri, sei pronto? Prontissimo. Ha le Bugatti indosso, scarpe da più di 1000 euro e passa, forse anche 10.000, perché io su eBay ho visto che qualcuno le vendeva anche a 50.000 quelle scarpe, Io, ragazzi, ve lo dico, ovviamente dopo questo video non le andremo mai più ad utilizzare perché sono scarpe da collezione, non sono scarpe da tutti i giorni per calciare e usare. E adesso ultimi 5 tiri e poi le rimettiamo in cassaforte. Parti pure. È partita la scarica elettrica! Finito il video! Basta! Dovevano essere 5 tiri, ma non ha più senso. Te le puoi già togliere quelle scarpe. Te le puoi già togliere e darmele in mano. Ridammele qua, signori! Mamma mia, che cosa hai combinato con queste scarpe! Allora, diciamo che per essere incolumi sono abbastanza incolumi, quindi integri. Signori, direi che questo test è andato alla grande. Ora puoi esprimerti e dare tutti i tuoi pareri, giudizi su una scarpa e sull'altra. Come l'hai vista? Allora, i Crazy Fast normali sono ottime scarpe, sono trovato bene, però le Bugatti, signori, è tutta un'altra cosa. Estetica, comodità, bellezza, tutto davvero incredibile, anche... comunque le sento bene al piede. Ragazzi, le hanno progettate ad hoc e costruite ad hoc. È uscito non un bel video di più, perché secondo me è uscito un test veramente veramente interessanti. Mi raccomando, ragazzi, lasciate like se non siete andati a vedere il video scorso dove i ragazzi hanno testato una scarpa da 5 euro fino ad arrivare a questa qua. Però ci sono delle scarpe prima che meritano di essere viste. Passate, link in descrizione. Io ti ringrazio, Peco. Grazie a voi. Ringrazio anche te, Gabri, che quest'oggi mi ha sostituito, perché io purtroppo ancora sono invalido, ma per pochissimo, signori. Sì, per poco. Ci vediamo in un altro contenuto sul canale. Da Off Samo è tutto. Let's go! Grazie.